in cui tutti noi ci troviamo a vivere più tempo libero, il Dom mi ha chiesto di leggere un libro che è Il piccolo giudice Fede, Giustizia e Rosario Livatino di Ida Abate e poi di fare un commento per poi condividerlo con voi. Allora, è la prima volta che lo faccio, quindi lo leggerò e spero vi possa piacere. Allora, Il piccolo giudice parla della coraggiosa storia di Rosario Livatino, che era uno studente modello, gentile e sempre disponibile con tutti e soprattutto onesto. All'università si dedicò esclusivamente allo studio e diventò ben presto uno dei migliori magistrati di Agrigento, città nella quale morì assassinato nel 1990. La cosa che mi ha colpito di più in Rosario Livatino è che, nonostante avrebbe potuto farsi corrompere e prendere la strada che all'apparenza poteva sembrare più semplice, ha deciso di essere giusto e onesto, prima di tutto con se stesso e poi con la gente della sua città. Molto bello è anche il passaggio in cui si sottolinea l'importanza della giustizia che risulta essere necessaria, ma non sufficiente e può e deve essere superata dalla legge della carità, che è la legge dell'amore, amore verso il prossimo e verso Dio. E la legge, d'altronde, è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. E un'altra cosa che mi ha colpito è che emerge il fatto, del ruolo del giudice, che non è affatto semplice, anzi risulta essere molto complicato, nonostante la passione e la dedizione che ci si mette. E inoltre mi ha colpito anche la fase di crisi che ha passato Rosario Livatino, di cui però non si accorse praticamente nessuno, e in cui è saltata fuori da parte sua la costante richiesta a Dio di un sostegno nel cammino che si faceva sempre più arduo. Colpisce anche la costanza di Rosario nel suo essere incorrotto e incorruttibile, nonostante le ripetute minacce ricevute. Una continuità questa che dava troppo fastidio e che nonostante ciò non lo fece spaventare. In tutto questo, penso che Rosario abbia avuto molto coraggio a restare, quando avrebbe potuto andare al nord senza problemi e vivere tranquillamente la sua vita da magistrato. Penso che Dio gli sia stato molto vicino in tutta la sua vita, e in modo da dargli quella forza che lo spingeva a non arrendersi mai ed andare sempre avanti.